Ciao ragazzi e bentornati dal vostro Lefari. Proseguiamo il nostro viaggio con Final Fantasy VII dopo una leggera pausa, diciamo. Scopo della puntata: andare a fare altre queste secondarie di posti davvero davvero interessanti che fra poco vedrete. Eccoci qua ragazzi, allora vedete, siamo vicino bene o male alla Costa del Sol e qui sotto c'è una sorta di sottomarina, anzi no, aeroplano abbattuto, che consiste in una sorta di questa secondaria, quindi il luogo opzionale, davvero davvero importante, perché qui possiamo trovare ad esempio l'ultimo limite di Sid, delle armi parecchio forti e altri svariati oggetti davvero davvero buoni, come ad esempio addirittura una summon materia, cioè una materia di evocazione. Questo è un Guernica della Shinra, chissà come sarà finito qua giù. Ed effettivamente sarebbe interessante scoprirlo. Vediamo cosa c'è qua per curiosità. Murakumo. Cos'è sto Murakumo qua? Vediamo un attimo. Potrebbe essere l'arma per... infatti, crescita normale. Ha un sacco di attacco. Ma davvero tanto attacco, porca miseria. 2, 4, 6, 8 slot. E questo qua invece 6 slot. Però una marea di attacco a cazzo. Organix, effettivamente è veramente forte. Questa qua quasi quasi la metto, perché è vero che perdiamo due slot, ma cavolo, tantissimo. Vabbè, adesso vediamo, dai. Bene, dopo aver sistemato un po' il party, direi che possiamo andare avanti. Ho messo Red al posto di Barrett e di Vincent. Cos'è questo posto? C'è perfino un generatore Mako. Forse una specie di laboratorio? Effettivamente ci assomiglia un po'. Qui addirittura mi sembrerebbe ci sia un oggetto qua dietro, ma mi sa che è sotto. Mega Elisir, ok. E questo posto, purtroppo, tra virgolette, contiene alcuni dei mostri più forti di tutto il gioco, ragazzi. Quindi vediamo se ci faranno il culo, se riusciamo a batterli. Bene, Sid è già andato, ottimo. Aio. Porca miseria! Ah, bene, dai. Mi sa che questo posto non fa per noi, sapete, al momento. Bene. Bene, ragazzi, dopo quella bruttissima esperienza, direi che è meglio concentrarci su quest un po' più semplici. Che adesso vi farò vedere. Là ovviamente ci ritorneremo molto molto più avanti per ovvi motivi, insomma. Io direi che possiamo andare su di qua. Vediamo un attimo. No, qua c'è una casa, sbagliato, dobbiamo andare di qua. Bene, qui c'è un'altra quest, appunto in Wutai, questo l'avrete già capito, giustamente. E possiamo prendere una materia unica, che in teoria serve per rubare oggetti molto molto buoni in teoria, ma non sono sicuro. Adesso vediamo assieme, perché la traduzione dall'inglese non è molto chiara in realtà. Vi ricordate che qui c'era una sorta di caverna con una sorta di muro di fuoco? Ecco. No, non è per di qua. Quella è la nostra direzione, dove troveremo appunto degli oggetti interessanti oltre alla materia. Dai, uccidete. Bravissimi. Per un qualche motivo ancora Vincent in party, probabilmente perché ho salvato dopo. Ho cambiato equipaggiamento, eh sì. Membri del party dopo. Dopo aver salvato, insomma, ecco. Questo volevo dire, mi ero un attimo intrippato, va bene. Niente, ormai ci teniamo Vincent allora, ok? Dovrebbe essere per di qua se non ricordo male. Eccoci qua, questo è il posto. Perfetto. La squama di Leviatano risplende. Vediamo. Ah, l'ha spento. Benissimo. Un oggetto interessante, credo. Orizuru. Che roba è? Che sia un equipaggiamento per Yuffie, vediamo. Ma non ce l'ho qua. E allora niente, dai.
Vediamo un attimo perché sono curioso. E infatti è per gli uffi. Bene. Avanti. E qua mi sa che c'è la materia che vi dicevo prima. Sì, è una quest che non è una quest, però va bene, fa comodo, dai. Kleptomania. Vediamo che cosa fa. Ruba quando la materia associata viene usata. Ah. Wow. Interessante, cavolo. Furto, ripristino. Va bene, ok. Sicuramente interessante, sì. Vi faccio vedere com'è diventata Midil dopo quello che è successo, ragazzi. Un buco, praticamente, con 4 persone e mezza. 2 negozi, uno di materie e uno di oggetti. Che strano, cavolo. Perché non compro qualcosa? Vediamo. Allora no, 3 negozi addirittura. Va bene, dai. Che tristezza, porca miseria. Ma cosa state a fare qua ormai? Grazie, ok. Speriamo di no, poverino. A quanto pare sì. Purtroppo. Cagnolino. Nel caso ve lo stiate chiedendo, io sto cercando di livellare per fare quell'aeroplano affondato che... Vedete, eccolo qua, Midil. Quella che era Midil una volta. Sto cercando di livellare per fare quel posto là, perché è molto molto importante. Ok, dopo svariate ore di livellamento e di farming, vi faccio vedere i risultati. Cloud livello 64, Red 59, Seed 58. Direi che siamo abbastanza, sottolineo abbastanza, in grado di reggere i nemici di questo posto davvero davvero infame, porca miseria. Allora, là sopra ci sono già stato e ho preso l'oggetto, perfetto. Quindi mi sa che dobbiamo andare di qua. Vediamo cosa c'è qua. Vigilis, buono. Questo qua dovrebbe essere, vediamo un attimo se non ricordo male, equipaggiamento, coroncina. Vediamo Vigilis che cos'è. Convinto che fosse qua io. Protezione forse, vediamo un attimo. Eccolo qua. Annulla i danni di tuono, terra, acqua e veleno. Ok, buono. Buono più o meno. Prendiamo le cose qua. Nemesis, questa qua ragazzi è l'arma ultimate di Yuffie. E qua attacco multiplo. Questa qua è una delle materie più forti del gioco. Praticamente, se non ricordo male, vediamo un attimo. Furto, altruismo. Vediamo. Eccolo qua. Abilità, comandi, assalto e raffica. Bene. Torniamo a salvare perché questa stanza ormai per noi ha dato. Più o meno. Vediamo un po' se riusciremo ad essere all'altezza di questi nemici nuovi. Mamma mia che brutto che sei. Qua nel frattempo Sid mi ha imparato un nuovo limite, ipersalto per l'appunto, che è il limite di livello 2 su. Dovrebbe causare morte all'istante, ma con i nemici forti secondo me non è così, ecco. Che figata. Bene, vi ricordo che per 10 minuti di puntata che voi avete visto, io ho fatto tipo 4 ore di farming. 4 ore di farming, ragazzi, porca miseria. Va bene, dai, direi che possiamo salvare adesso. Prontissimi a quello che ci aspetta, più o meno. I Turk, già. Incredibile, ma vero, ma è così. Ancora voi? Ultimamente ci incontriamo spesso, eh. Questa aeronave trasportava armi e materie sviluppate per battere Sephiroth. Ma è stata attaccata da una weapon ed è finita in fondo al mare. Non metterete le mani sui segreti custoditi qui. Saremmo noi a sconfiggere Sephiroth. Ah, mi sa che questo posto diventerà la vostra tomba, eh. Avete finito di ostacolarci. Eh già.
Combattimento con loro due. E qui fra l'altro. Bene. Cazzo, quanto male fanno? Ho rubato anello defense. Ok. Facciamo Nemitech, facciamo difesa totale. Ma sono cattivissimi, porca miseria. Invoca, facciamo. Ah, rianima anche gli alleati. Leviatano, vediamo. Cloud Scippo a lui. Nemitech, direi. Boh. Una magia non è mica. Che cazzo ne so, no, niente. Vabbè, extra pozione a Cloud allora. Appena riusciamo, magari. Oppure un bel Bahamut. Vediamo. Rubato 6 Lilith. Perfetto, più o meno. Facciamo un altro Leviatano. Sì, dato che gli hai fatto parecchio male, andiamo avanti con lui, dai. Purtroppo la canzone della fight è portata alla copyright per un qualche motivo, per cui quando posso le tolgo, ecco. Forse era meglio curare Cloud comunque, eh? Fatto una gran cazzata, va bene, dai. Andiamo di nuovo di Bahamut. Finché va, facciamolo. Morite, infamoni. Bravo, Cloud. Questi ragazzi sono in gamba, eh? Eh già. Scappa, scappa. Bastardo. Sempre bello Bahamut da vedere. Magari non volte di, due, non due volte di seguito, però sì, è bello per il resto, dai. Dai, scappa anche te, infame. No! Ah, perché è confuso. E se ne va anche lui. Come se niente fosse. Bene. 10.500 punti esperienza e 660 AP. Ok. Omni si è divisa. Bene, più o meno. E così in questa aeronave ci sono le migliori armi prodotte dalla Shinra. Così dicono. Vediamo un attimo quale Omni è che si è. Ah, questo qua, ho capito. Vabbè, allora noi ne mettiamo un'altra, visto che ci siamo. Per farmare le Omni in realtà è molto utile, ragazzi, sapete. Ok. Andiamo a salvare, che non si sa mai. Continuiamo ad esplorare quest'aereo. Questa deve essere la stiva. Qua c'è un oggetto. Mega Elisir. Ah, qua c'è una scala per scendere, ma noi esploriamo qua sopra prima. Speriamo bene con questi nemici. Porca miseria, questo qua è nuovo, non l'ho mai visto. Serpent. Speriamo bene, dai. Beh, non è neanche male se così fosse. Comunque questo attacco qua è veramente una bomba. Porca miseria, ragazzi, respiro di serpe. Cioè, è veramente fenomenale il fatto che faccia due attacchi fisici di seguito, cazzo. Che bestia. Ok. Longinus. Questo qua l'ho già letto in realtà. È un equipaggiamento per Sid, vediamo un po' com'è. Ha tanto attacco, tanta mira, però è lo slot 4. Invece questo qua è la crescita tripla. Vabbè, teniamo questo dai per il momento. Però è buono. Quando avremo già livellato completamente le materie, in quel caso. Cavolo, che disordine. Qua avete visto? Materia Hades, buono.
E qua c'è un'altra... Ah, due casse addirittura. High Wind... questo qua, ragazzi, sapete che cos'è? Outsider. Allora, questo qua è un'arma per Vincent. E questo qua, invece, è l'ultimo limite per Sid. Quindi è davvero, davvero importante, diciamo. Ecco perché siamo venuti in questo posto del cacchio. E questo qua... Vediamo se riusciamo a batterlo un po' più facilmente, dato che abbiamo fatto... Abbiamo messo il fiocco a tutti. A parte a... appunto a Red. Disgraziato. Bene, grazie Red. Fortuna che sei una pippa con gli attacchi fisici, altrimenti mi avresti fatto gran male. E tentacolo, che cazzo se fa male. Aghi scambi. Wow, 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 piano, 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 piano. Piano qua che ti sfuggono le cose di mano, Speriamo che lei veterano lo uccida, ma onestamente dubito. Andiamo di Bahamut nel dubbio, va. Bene. Questo qua è il più pericoloso tra tutti i nemici che abbiamo affrontato qua dentro, Cazzo. Ogni volta rischiamo la morte, Portina lunare, ok. Bella curva di Finice adesso. E un'extra pozione magari. Bastardo infame, cavolo. Via, 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 via. Non ne voglio più sapere di questo posto. Veramente è difficilissimo, Bene ragazzi, io spero nella vostra comprensione del perché di questa puntata davvero davvero corta per voi. Ma per me, vi ricordo, è durata 4 ore bene o male. E ho fatto anche dei tagli in mezzo, per cui delle volte mi sono anche ripetuto perché non sapevo se l'avessi già detto delle cose, eccetera eccetera. Fatto sta che per riuscire a battere sto posto qua ho veramente dovuto livellare tanto tanto tanto. Detto questo, grazie, alla prossima puntata qui faremo praticamente trama principale.